Pronto, Michele? Oh, Michele, senti? È molto disturbato. Sto parlando. Il volume. Pronto. Sì, va bene, abbassa. Allontana dal televisore, grazie. Ok. Va bene così? Ecco, adesso così va bene. Amiche, ci sei? Ci sono. Mi senti bene? Sì, ora ti sento bene, sì. Ok. Dunque, niente, innanzitutto io so Principe, da Brigata Veleno. Te dovresti ricordartemi perché sono pure venuto da in trasmissione un par di volte. Mo saranno un paio d'anni che sono un po' scomparso dalla circolazione per via della mezza stronzata che ho fatto, che vabbè, insomma, comunque mo l'ho risorta. Oh, stadio non c'entra niente, eh. E questo uno. Due, ve volevo informare che se prima ero un cazzato, mo sono ancora più un cazzato di prima. Vabbè, amiche, sì, cammino, scusa, grazie. C'è ragione, mi è scappata. Però prova a fare 20 mesi di umiliazione chiuso in cella con due milanisti e un napoletano. Poi li voglio vedere quelli che hanno il coraggio di dire: ma il presidente bisogna dargli fiducia. Ma fiducia di che, oh? Io ho già visto i prezzi che vuol mettere per la curva l'anno prossimo che sono il doppio di quelli di 2 anni fa. Ma che vuol da noi? È il sangue. Almeno rivedessimo in campo i soldi che cacciamo. Poi va a leggere i tifosi, però devono capire. No, io non c'ho niente da capire, ho già capito tutto. La verità è vera è che noi ci trattano sempre come se fossimo l'ultima ruota del carro. Invece se voi sapesse, ma la prima. La ruota del carro, ma te la voglio. Facile, se falla finita, vattene a dormire che domani c'è da lavorare, no? E comunque voglio dire, le chiacchiere stanno a zero, perché qua l'unica cosa che conta è che noi abbiamo ricominciato a perdere e tutta Italia ha ricominciato a sfotte. Ma allora lo sai che c'è? Io arrivo pure a capire quelli che vanno allo stadio e menano. Perché no, la voglia di fare quello che fanno, te la sparano dentro a forza come la botta d'eroina. Insomma, io mi sono rotto i coglioni dei padroni, mi sono rotto i coglioni della gente che mi ammagna in testa. Hai capito mica che te sto a dire? La mia trasmissione in un pulpito messo oh, pronto che ancora non riesce a Michele cosa significhi vivere il caso. Pronto, mi dispiace dover assumere la posizione sgradevolissima del censore, ma trovo che sia un dovere ben preciso che mio fa parlare solo come una persona stronzo. Che ami veramente questo sport, quello di prendere le distanze da gente che con il tifo autentico non ha nulla, assolutamente nulla a che vedere, da gente che non solo per quello che è capace di fare ogni domenica sul cemento degli stati, ma anche per questa ostentazione di violenza espressa nei modi che abbiamo sentito, con certe scritte atroci che imbrattano le mura delle nostre città, non fa che contrabbandare la più sterile.